tutti, bentornati sul mio canale di cucina. Benvenuti ai nuovi iscritti e grazie infinite a chi mi segue da sempre. Grazie a tutti. Passiamo alla ricetta di oggi. Voglio consigliarvi, visto che è di stagione l'arancio, di fare una preparazione insieme con la ricotta. Mi raccomando, scegliete una ricotta di alta qualità. Alta qualità vuol dire che la ricotta deve essere chilometro zero, deve avere le caratteristiche di una ricotta di montagna che si mangia da sola. Che vuol dire si mangia da sola? Che solamente mettendola in bocca il gusto vi completa. Quindi vediamo gli ingredienti per la nostra ricetta di oggi, che è la mousse di ricotta in agrumi. Allora, abbiamo 500 g della ricottina di montagna, come vedete, 120 g di... la ricottina è di mucca e anche la panna che monterete è di mucca, io l'ho già semi-montata. Poi abbiamo bisogno 60 g di marmellata di arance amare, 60 g di zucchero a velo, 50 g di gocce di cioccolato e un bel arancio naturale. Veniamo al procedimento. Ecco qua, prendo la mia ricottina di montagna. Come vedete l'ho già scolata dal siero, l'avevo messa precedentemente in un colino. Inizio a grattare la scorza dell'arancio naturale. Mi raccomando, io l'ho già lavato, prendete quelli naturali siciliani. Come vedete mi fermo appena tocca il bianco, perché il bianco è indigesto. Quindi grattate veramente solo la scorza e non il bianco degli agrumi, mi raccomando. Mettiamo lo zucchero. Inizio a lavorare i due ingredienti. Aggiungo la panna semi-montata, vedete, ancora non è montata del tutto. Allora, il termine mousse indica un composto spumoso e come vedete io senza l'aggiunta di uova, di colla di pesce, di nient'altro di artificiale, sto ricreando un composto spumoso. Aggiungiamo le gocce di cioccolato. Adesso mettiamo metà della nostra marmellata agli agrumi. Eccola qua, questa è la nostra mousse pronta. Prima di impiattarla nelle pirottine, che andrò tipo queste, vedete? Queste qui. Dovrà riposare almeno un quarto d'ora in frigorifero con la pellicola. Ci vediamo tra poco. Prendo un sac à poche che ho già preparato, di quelli usa e getta, li trovate in commercio, e io ho messo una bocchetta, si chiama questa in gergo tecnico bocchetta liscia, che non è altro appunto la punta del sac à poche. Se non ce l'avete potete benissimo tagliare in cima, come ho fatto io, il sac à poche e non metterla. Funziona lo stesso. La preparazione del sac à poche deve essere fatta così, vedete? Quindi inizio a mettere la mia mousse. Mi raccomando, quando fate le coppette, che sia ben fredda, altrimenti con il calore delle mani può alterare un pochino l'effetto mousse. Vi faccio vedere alcune coppette. Questa mousse è molto buona anche per, vedete come faccio, accompagnare dei cannoli, più o meno è lo stesso ripieno. Guardate belline. Rimango un po' sotto l'orlino, perché dopo facciamo la guarnizione, ma anche per riempire un dolce, un pan di Spagna. È veloce e, come vi ho detto, il protagonista è la ricotta, che deve essere proprio molto saporita di suo. Qua, guardate queste tre coppettine. Ecco qua, le nostre coppettine sono pronte.
Vedete come sono belline? Ne facciamo altre? Facciamone altre. Fate la decorazione a piacere, potete mettere anche un biscottino, una lingua di gatto. Un giorno vi farò vedere come si fanno le lingue di gatto. Questa era la ricetta di oggi, una semplice mousse alla ricotta di montagna e agrumi. Se vi è piaciuto mettete un like. Io vi aspetto per i nuovi iscritti e per quelli vecchi sul mio canale. Come sempre, le ricette il martedì e il venerdì. Ciao a tutti!